Se già utilizzi SSH, ma ancora digiti la password del sistema remoto ogni volta che ti connetti, devi sapere che c'è un modo molto più pratico ed estremamente più sicuro di autenticarti. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e in questo video vedremo proprio come generare e utilizzare una chiave asimmetrica, volgarmente detta chiave SSH, da PC Windows, Linux o Mac, per accedere in SSH ai server o ai tuoi sistemi senza dover digitare la password ogni volta. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Per seguire questa guida non ti servono particolari prerequisiti, se non già essere in grado di utilizzare SSH come mostrato nel video dedicato che abbiamo pubblicato qualche giorno fa. Una chiave SSH infatti altro non è se non un file che creeremo sul nostro PC tramite un comando che vedremo fra un attimo e questa chiave viene poi autorizzata ad accedere ai vari server sui quali appunto vogliamo entrare senza aver bisogno di utilizzare la password. In questo modo il server remoto ci farà entrare e farà connettere in SSH solo chi possiede effettivamente questo file. Quindi, come mostrato qua sotto nello schemino che ti ho proposto, questo è il nostro PC che appunto possiede una chiave privata che deve essere conservata gelosamente e non condivisa con nessuno, mentre invece sul server è presente una sorta di lucchetto che è la controparte di questa chiave. Solo questa chiave può aprire il lucchetto del nostro server e consentire così l'accesso in SSH senza bisogno di generare la password. Quindi vediamo di generare la nostra coppia di chiave e lucchetto, chiave privata e chiave pubblica. Apriamo quindi il terminale del nostro sistema operativo e impartiamo questo comando ssh-keygen, ssh-keygen. Battiamo quindi invio e appunto ci viene chiesto il percorso in cui desideriamo salvare la nostra coppia di file. Su Windows in particolare non so bene perché viene mostrato questo percorso che mi mostra una serie di barre rovesce e barre dritte facendo una gran confusione. Il percorso sembra sbagliato però in realtà è giusto e funziona tutto correttamente, è semplicemente un errore di visualizzazione. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video! Se non abbiamo necessità particolari e per rendere tutto davvero molto più semplice, raccomando caldamente di utilizzare il percorso proposto di default. A questo punto possiamo battere invio per confermare il percorso e ci viene chiesto se vogliamo anche digitare una passphrase. Che cosa significa? Che c'è la possibilità di proteggere la chiave anche con una sorta di ulteriore chiave crittografica. Questo significa che quando andremo ad utilizzare la nostra chiave privata dovremo comunque digitare un'altra password. Ora, la maggior parte delle operazioni che stiamo svolgendo sono finalizzate appunto a non dover digitare la password tutte le volte che ci connettiamo, quindi possiamo tranquillamente battere invio. Però è molto importante capire che in questo modo chiunque ci riuscisse a rubare la chiave privata, quindi in caso qualcuno dovesse riuscire a inserirsi sul nostro PC e a leggere questa chiave privata, potrà utilizzarla in maniera indisturbata per collegarsi a tutti i server SSH che erano appunto stati autorizzati. A questo punto dobbiamo quindi bilanciare un po' le nostre necessità. O mettiamo una password, però abbiamo comunque la scocciatura di doverla digitare tutte le volte e quindi un po' si affievolisce la comodità di questo strumento, oppure come si fa nella maggior parte dei casi in pratica, possiamo semplicemente battere invio per generare una coppia di chiave e lucchetto, chiave privata e chiave pubblica senza necessità di passphrase. Ok, battiamo invio due volte, viene mostrato questa random image, questa random art, ed ecco che le nostre chiavi sono state generate. A questo punto, dove sono state generate le nostre chiavi? Come dicevamo poco fa, sono appunto una coppia di file che si trova dentro la cartella utente. Quindi nel nostro disco locale C entriamo
nella cartella home, in questo caso appunto disco locale C perché sono su Windows, però la sostanza non cambia in caso di Linux oppure Mac, sempre della home si tratta, ed entrando appunto nella nostra home è presente una cartella che si chiama appunto .ssh, dove appunto la procedura nel nostro SSH keygen ha generato due file. ID RSA contiene la chiave privata e questa, mi raccomando, cascasse il mondo, non deve essere mai rivelata a nessuno e non deve essere condivisa. Lo ripeto, questa è la tua chiave privata ed è proprio come la chiave di casa o la chiave della bicicletta. Chiunque te la rubi potrà entrarti non in casa e non rubarti la bicicletta, ma rubarti i server, che forse con quello che contengono è anche più grave. Quindi questa chiave va mantenuta privata, mentre invece questa qui è la componente pubblica della nostra chiave, quella che fino adesso abbiamo chiamato lucchetto e che deve essere appunto caricata sui server sui quali vogliamo accedere senza bisogno di password. Quindi a questo punto possiamo provare ad aprire questo file con il nostro blocco note, ad esempio, ecco qua, e vediamo il contenuto della nostra chiave pubblica. Come ho detto poco fa, mostrarla qui nel video non è un problema perché questa appunto è una chiave pubblica che deve essere semplicemente caricata sui server per autorizzare la connessione a chiunque possegga la chiave privata, quindi la controparte di chiave privata. Quindi andiamo a selezionare tutto quanto e copiamo il contenuto di questo file. A questo punto quello che dobbiamo fare è tornare alla nostra console, facciamo un po' di pulizia e ora dobbiamo connetterci al nostro server SSH. Io l'altra volta avevo appunto preparato un server SSH che si chiama appunto test.turbola.it con un utente che si chiama Zane, al quale appunto vado ad accedere ora. Quindi batto invio per stabilire la connessione, avevo messo una password molto sciocca l'altra volta che riutilizzo per poter entrare al volo nel mio server in SSH. Ecco qua, la connessione è riuscita, sono entrato nel mio server. La prima cosa che io faccio sempre è digitare appunto pwd per vedere dove mi trovo. Quindi io in questo momento sono dentro Onzane, che è la mia home sul sistema remoto, e posso battere ls-la appunto per visualizzare la situazione. Nello specifico caso in oggetto notiamo che è già presente una cartella che si chiama appunto SSH, ma appunto per completezza potrebbe non essere sempre presente, quindi procediamo a rimuoverla con questo comando. Ecco qua, vediamo se riesco a rimuoverla. Perfetto, è stata rimossa, quindi non è più presente la nostra cartella. Quindi quello che dobbiamo fare a questo punto è digitare mkdir per andare appunto a creare la cartella. La dobbiamo chiamare .ssh, mkdir.ssh. A questo punto, una volta creata la cartella, vediamo che effettivamente sia stata creata, andiamo a creare un file al suo interno. Quindi io uso l'editor di testo nano e digito appunto nano.ssh per creare il file dentro la cartella, e qui viene la parte importante. Il file si deve chiamare esattamente authorized keys. Ok? Authorized keys, eccolo qua, con questa dicitura. Quindi io sono dentro la mia home, la cartella SSH l'abbiamo appena creata, vado a creare con nano un nuovo file di testo che si chiama authorized keys, esattamente dentro la cartella .ssh. Batto invio e in questa specifica situazione non c'è niente, il file è vuoto proprio perché ho appena creato la cartella. Però potrebbe non essere così perché potrebbero già esserci dei dati dentro questo file. I dati che potrebbero esserci sono magari le chiavi di altri utenti che già hanno svolto questa procedura. Ad ogni modo, quello che dobbiamo fare è posizionarci alla fine del file e semplicemente battere incolla appunto per andare a copiare la nostra chiave qui dentro. Quindi possiamo ad esempio fare così: ho fatto clic con il pulsante destro del mouse e ho incollato quello che avevo copiato poco fa, che era appunto la chiave pubblica che avevo generato sul mio PC Windows. A questo punto CTRL più O di Otranto per salvare il nostro file, batto invio e posso poi premere CTRL X per uscire. Ok? Quindi a questo punto, se tutto è andato a buon fine, potrò svolgere la prossima connessione senza bisogno di digitare la password. Quindi CTRL più D, ho fatto logout dal sistema remoto, CLS per pulire tutto il terminale, ed ecco che sono nella situazione in cui io voglio connettermi al mio sistema remoto in SSH, e in questo momento dovrei riuscire a poterlo fare senza bisogno di digitare la password. Quindi di nuovo facciamo SSH, Zanetto
site test.turbola.it, vediamo se tutto il sistema funziona. A questo punto ha funzionato perfettamente, incredibile, e quindi siamo riusciti di nuovo ad entrare sul nostro sistema senza bisogno di digitare la password, cosa che è una gran comodità. Ora, per quanto riguarda l'utilizzo della chiave su SSH, appunto abbiamo completato l'operazione, però devo mostrarti assolutamente questa cosina molto importante. In particolare, se sei uno sviluppatore e utilizzi una soluzione tipo GitHub oppure Bitbucket oppure GitLab eccetera, potrebbe essere importante sapere che se clicchi sulla tua immagine di profilo e quindi segui impostazioni, chiaramente io sto facendo l'esempio con GitHub, però la procedura è del tutto simile anche con gli altri sistemi, e procedi poi cliccando su SSH, eccolo qua, per poi andare ad incollare la tua chiave pubblica, mi raccomando sempre la chiave pubblica anche in questa sezione, per poi cliccare appunto ad SSH key. Quello che succede così facendo è che potrai utilizzare il repository e quindi fare clone, pull e push dei repository ai quali chiaramente sei autorizzato ad accedere senza bisogno di trafficare con chiavi, password, token e cose varie. Quindi in questo modo, così facendo, il sistema, se io avessi aggiunto la mia chiave, qui potrei andare ad esempio nel mio progetto di turbola.it, che tra l'altro, se ti interessa dare un'occhiata, è pubblico, e potrei utilizzare la modalità SSH, appunto non quella HTTPS, SSH, per andare direttamente a fare un git clone del mio progetto e potrei scaricarmelo senza bisogno di fare null'altro. Bene, da Zane di turbola.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto e ti è stato utile, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Per me è sempre estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo Linux, Windows, DevOps, Internet e tutto quello che è tech, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella che trovi di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!